Allora, buongiorno, siamo un'altra volta in palestra con Alessandro Ricuccini e subito ci spiegherà un nuovo esercizio. Allora, adesso facciamo un esercizio per la preparazione fisica, quello che è il cardio, insomma il fiato, tra virgolette, per noi pugili. Si tratta di un interval training composto da 8 ripetizioni. Correrò per 8 volte un minuto alla velocità di 17 km orari, intervallato a un minuto e mezzo di pausa, per un totale di circa 16-17 minuti di esercizio, che possono sembrare pochi, ma come vedrete durante lo svolgimento sono veramente faticosi. Ok, ci fai vedere l'impostazione del tapirulan? Certo, così almeno abbiamo dei dati precisi piuttosto che correre all'aperto. Allenamento manuale. Siamo a velocità di 17 km orari. Ecco, non ce la fa impostare, però noi la alziamo in corso di la pendenza a zero. Tempo, mettiamo una 35 di minuti giusto per essere sicuri che ci basti il tempo per iniziare. Poi dobbiamo impostare il programma nel cellulare che ci dà i tempi. Adesso premerò start per far partire il tapirulant, perché come vedrete io devo salire sul tapirulant mentre lui sta andando, perché appunto si tratta di un interval training. Adesso la velocità andrà fino a 15, poi noi la porteremo a 17 e inizieremo questo allenamento. Non mi vedete molto sudato perché al momento ho fatto un allenamento più pesistico, quindi non cardio, ma vedrete che veramente a breve suderò e suderò molto pesantemente. Madonna, ma qui sta viaggiando. Sta andando a 15, adesso noi lo portiamo a 17, a velocità di 17 km orari. Poi magari fai anche delle riprese da più lontano per far vedere effettivamente qual è la velocità. Adesso noi impostiamo il programma che è fatto apposta per questo esercizio, che l'ho impostato io. Ok. E ci siamo. Ok, tra quindi faccio secondi, vedere un attimo. Sì. Il tapirulan che sta correndo. Partiamo. Parte la prima ripetizione. Ok, io mi sposto. Sì. Mamma mia. Una cosa incredibile. Minuto 17 km orari sono veramente tanti, Sì, è una velocità abbastanza sostenuta. Ancora non è nulla perché è la prima serie, ma poi quando progrediamo delle altre finisce la prima. Adesso abbiamo un minuto e 15 di riposo. Come vedete, quindi per riossigenarsi, naturalmente. Ci sciogliamo un attimo. Comunque adesso comincia a essere ben allenato e il fiato c'è. Vedrete che riuscirò senza problemi a portare a termine l'esercizio. Volevo far notare che ogni volta che vengo in palestra alterno una fase di pesi, una fase di allenamento cardio, perché come ho già detto noi pugili non abbiamo molto bisogno della massa se non della tonicità del muscolo, quindi bisogna sempre contenere il peso il più possibile. Adesso vedete che mancano circa 20 secondi per la seconda ripetizione, un esercizio piuttosto breve, quindi come potete capire anche per il recupero è corto, sembra tanto un minuto e 15, ma è pochissimo, soprattutto andando avanti. Adesso la seconda, ora vedrete che serie dopo serie sarò sempre più stanco e sempre più sudato. Quante serie? Sono 8 serie, questa è la seconda. 6 secondi e ripartiamo. Ok, non importa farlo vedere per tutte le 8 ripetute, tanto naturalmente hanno capito. Quindi ora ci interrompiamo con la ripresa.
e riprendiamo dopo quando ho finito, anche con il personal trainer che ci spiegherà un po'. Sì, esattamente. Ok, esattamente. Grazie per ora.